1000 occhi, 100 penne e 10 telecamere puntate su di lui. A Dortmund ha scalato le pagelle, procurato godimenti e stregato chi ama il calcio. Ma a 20 anni non si può essere sempre Del Piero. Viceversa, con tanta organizzazione e tanta aggressività, si può essere sempre Vicenza, contro l'Inter, come contro la Fiorentina, come contro la Juventus. Umberto Agnelli si rivolge al fratello e puntualizza, ma guarda un po' come sono messi bene in campo. Briaschi arretra a centrocampo e diventa il trampolino di lancio soprattutto per Otero, veloce e rapinoso al momento di rubare spazio ai difensori centrali avversari. La mano destra dell'avvocato, a prova di slogature, è la migliore espressione dello scampato pericolo. La forza della squadra di Lippi è anche riuscire ad essere cinica nelle giornate meno brillanti, come quando al primo tentativo un guizzo di Dilivio propizia il gol di Vialli, 1-0 al 22esimo. Rispetto a Dortmund ci sono più tossine da smaltire e meno stimoli da risvegliare, e lo stiramento muscolare di Jugovic completa il lazzaretto degli ex doriani. Frattanto il Vicenza continua ad imporre la coralità del suo gioco, ad approfittare della minima incertezza bianconera e a provocare in tribuna qualche imprecazione educatamente contenuta. In ogni caso, prima della fine del tempo, un palo colpito da Porrini illustra la reazione dei padroni di casa. Le esortazioni di Lippi servono alla Juventus per aprire la ripresa con più coraggio, ma senza l'ossessionante intensità di altri secondi tempi. Guidolin schiera due punte di ruolo, inserendo Murgita al posto di Briaschi, e il Vicenza, pur senza la spigliatezza del primo tempo, ricomincia a rispondere colpo su colpo, al riparo da qualsiasi complesso. Per i bianconeri a centrocampo è difficile giocare il pallone costantemente braccati dai veneti, e solo a tratti è possibile trovare la via della rete. Lippi sostituisce Del Piero con Carrera, si cautela con la difesa a 5 e fa capire con la sua mossa quanto rispetto meriti il Vicenza di oggi, con un Rossi nel passato e uno nel presente. A fine partita Guidolin chiede all'arbitro Pellegrino chiarimenti su alcuni fuorigioco. No, non è successo niente, solo una spiegazione che con molta correttezza il direttore di gara mi ha dato alla fine della gara, nessuna recriminazione. È stata una vittoria molto sofferta, abbiamo giocato direi maluccio e il Vicenza ci ha messo in difficoltà, quindi portiamo a casa questi 3 punti e meditiamo su una prestazione discutibile e speriamo da domenica prossima di tornare ai nostri livelli. Da Torino per la Domenica Sportiva Carlo Onesti con le interviste di Franco.